vieni qua, ragioniamo un attimo, riflettendo bene, è impossibile che un giorno ci abbia due parti, ma no, che non può essere. Ebbene, adesso tu hai detto che Turigo è stato il tuo seduttore e tu l'hai riconosciuto, è vero? No, riconosciuto no, perché noi stavamo all'oscuro, come ti ho detto. Ho capito che era lui dal racconto che mi ha fatto di quella notte. E sta bene. Adesso dico io, questo non lo fa. Che cosa c'è? Io che ne so. Però ti ho detto che l'anno scorso io mi sono rivolta a quelli investigatori privati, i cavalieri Mozzelli. E siccome gli avevo promesso un sacco di soldi, può darsi che lui mi ha portato uno qualunque per capirmi che danno, che dico? Può darsi. E già, io perciò l'ho fatto venire. Adesso che viene, mentre io cerco di interrogare il cavaliere Mozzetta, tu parli con questo don Alfonso e cerchi di sapere la verità. Che? Io? Ci parlo io? Ma Saverio, io dovrei chiedere se fu lui quella notte nell'albergo. Ma dai, Saverio, ma no, non lo posso fare. Ma no, Saverio, ma non sta bene. Ma come non sta bene? È una questione delicatissima, è necessario. Ma no, si tratta di onore, capisci? È di fronte alla necessità, non c'è legge. Ecco come capisci. Io vado, eccolo che dico. Oh Sofia! Buongiorno. So che con Saverio mi cercava, quindi voleva parlare. Sì, è vero, però in questo momento non c'è. Ma potete parlare con me, è lo stesso. E come volete. A me piacerebbe proprio che fosse lui. Si vede che è un bravo uomo, che è un galantuomo. Sentite, eccoci qua. Dunque, don Alfonso, voi avete detto di essere il padre di Felice, vero? Sicuramente. Scusate, ma non capisco come ve la siete immaginata una cosa del genere. No, ma che immaginare? Io non mi sono immaginato proprio. Questa è la verità, la pura verità. Un certo Don Teodoro Mozzetta era stato incaricato di fare delle indagini. Dopo tanto fare e disfare, finalmente è venuto a sapere il mio nome. Sì, è venuto a Fratta Maggiore ed è venuto a cercarmi e mi ha trovato. Mi ha fatto delle domande e io gli ho dato delle risposte. E non c'era dubbio, la persona che stavo cercando era proprio io. Scusate, ma che prove gli avete dato per essere così sicuro? E che prova non poteva dare? L'ho puntato fatto con l'immagine puntata a te. Vieni qua, fai un momento.
ci è capitata proprio una cosa strana, a tutti i dubbi, Strano. E poi mi hai chiamato strano quello che è successo. Vieni a casa. Dimmi una cosa. Scommetto che è stato il cavaliere Mozzetta, che ti ha fatto combinare questo affare, ha fatto scoprire se tu eri un marito di sua figlia, Precisamente. Bravo, come facetto con me con Giulietta. Dimmi una cosa, quanto ti ha cercato per questo affare? 1000 lire. E dimmi una cosa, scommetto che tu a te l'ha fatto marchese o barone o conto? Ma che io mica ho qualche titolo nobile, assolutamente. Io sono il più ricco commerciante di Fratta Maggiore. Dai, se l'ha fatto commerciante, Poi, no, mira a Carmone, capito? Figli cresciuti e figli a me, E lo vedrete! Padre di Felicello. Come no? Sicuro, verissimo. Hai visto un caramamo? Sì, tu vorrei sapere. E che ci fai qua? Tu dovevi stare a casa di Giulietta, dove stare? Sì, no, mi sono licenziato, non mi stava bene più. E poi io devo stare vicino a mio figlio Felicio, devo stare vicino. Guarda. Ma voglio che non potessi figlio a te? Sì, signore, figlio a me. Ok, prossimo. Basta sì, che figli a te. Libero padre ma forza. Se volete sapere coraggio, pure legittimato. Sono più legittimato. Ma scusate, ma è possibile, ma sto pasticcio che è? Io sono occupato e se sarà legittimato. Aspetta, ci penso io. L'ha già legittimato, perché dimmi una cosa. Quanto tempo ti hai legittimato? Quanto tempo? L'anno passato. L'anno passato? No, volevo dire la settimana passata. Quando andai a Roma. Andato a Roma per fare un altro lavoro e non è facendo questa avanzata. Dice, allora quando sono tornato hai fatto questo. Hai fatto questo? Hai fatto un brigadiere. Ah, che sta a un brigadiere? No, no, a tuo sindaco. A tuo sindaco? A tuo cardinale. Cucina ci mettiamo subito. Vedi come. E così che tu hai legittimato a Don Felice regolarmente, quindi sei perfettamente in regola, vero? Perfettamente. La settimana passata. La settimana passata. E se voi siete sapere il giorno preciso, mercoledì. Mercoledì. Sì, signore. E allora se è così, e allora il cardinale Alfonso non c'è che fare. Il vero padre è lui. E vabbè, vuol dire che ci siamo sbagliati, siamo scusa, sai? Ma figurate, tutti quanti possono sbagliare, io me ne vado a chiedere l'appuntamento, voi che fate? Scendete con me, scendete? Mi accompagno, vengo con voi. Benissimo, state pure, dove state pure? Arrivederci. Fate bene. Ne andate? Sì, e tenere l'appuntamento, devo andare, Dio. Ma insomma, si risprogliate sta matassa, si è saputo chi è il mio vero padre? Si è saputo, il vero padre è lui, Salvatore Scarola. Ah, verità, non è certo ancora, devo prima appurare un patto. Ma poi torniamo subito. Don Alfonso, che vogliamo fare? Andiamo. Mi accompagno, andiamo. Poi andiamo, Arrivederci. Arrivederci. Stai mangiando? No.
perché tengo fame. No, no, ma ci cino voi so. Sta giù in cucina. Allora mi faccio preparare qualche cosa perché mi è venuto appetito, sai, sono sveglio, da stanotte avevo fatto tardi. Due padri e senza sapere qual è quello vero. E solo a me poteva succedere un fatto del genere. Ma come volesse che papà fosse veramente Don Alfonso. Dove sta Felice? Dove sta mio fratello? Giulietta, mi ha discutato di questo. Ah, stai qua? Aspetta tu. Caro fratello, come dobbiamo fare con questo scocciante? Io sono andata in albergo a prendere la roba perché mi devo stabilire da te e l'ho trovato sotto al palazzo. Sono scesa e chi ne sa se non mi vuole lasciare tranquilla. Ma come dobbiamo fare con te per sapere? Ma io non volevo fare niente di male. Ho visto che cominciava a piovere e volevo accompagnarti con l'ombrello. E la vedi quella proposta, la risposta a quella proposta che ti ho detto stamattina, eh? E va bene. Ma perché mi accompagnavi, scusa? Perché così di fretta? Perché per caso devi andare da qualche parte? Io poi devo partire, devo andare via da Napoli, devo andare a Napoli e quindi non so più. Se devo fare quella cosa con te, capito? Infatti Santa Pace è stata buona, io adesso non ti posso dare retta, io adesso dipendo da mio fratello, tu non vuoi sposare. Ma chi? Chi ti obbliga, chi ti forza, io non ci tengo. Se mi vuoi mettere una casarella come dico io, col giardinetto, l'ascesa a mare, ah così io faccio un bagnatiello, io non ci trovo difficoltà. Però devi sempre chiedere il permesso a mio fratello, parla con lui, mediterà con lui, quindi vira di Luis, capito? Aspetta, che vira di Luis, la casetta ci sa male, un bagnatino, ma così pazzo! Ma perché non ti piace? No che non mi piace. Ah, e sta bene, io rimango qua, la casa, la sei tu a mia disposizione, mi dai metà del patrimonio come mi hai promesso e io non ho bisogno di nessuno, hai visto? Aspetta, non correre, ma quale metà del mio patrimonio? Come? Dici la verità, non mi vuoi dare questi soldi, tu me l'hai promesso. Ma sì signora, se mi sei sorella, tutto quello che ho promesso io mantengo, ma se non mi sei sorella? Ma perché scusa, potrei non essere? Già! Io ti voglio ancora appurare se papà mio è veramente papà mio e se papà tuo è veramente papà tuo e papà mio. E che pazzi c'è questo? Ma la vita è proprio scucciata. Allora vieni, sai che c'è di nuovo? Io accetto la tua proposta. Veramente? Con tutto il cuore. Oh Giulietta mia. Ma che Giulietta da oggi chiamami Ninetta Cricri, la tua amante. Ehi, ma quale amante? Io te lo proibisco. Ma proibita! Una volta che non è più vostra sorella? E se lo fosse? Ma basta, la vita è scucciata! Mimì, stiamo cedendo! Tu da qui non ti muovi! Tu devi restare in casa mia qui seduta! Aia, mi hai fatto male! T'ha fatto male! Don Felipe, non vi permettete di maltrattare Giulietta, altrimenti mi scordo della nostra amicizia! E che fai, Che fai? Tu mi la scappo. Tu mi la scappo a me? Sì, io. A tuo cugino? A già fa? Cugino. Sì, perché se tuo zio Alfonso è veramente papà a me, io e te siamo cugini, è chiaro? Ma voi che state dicendo? Se Alfonso è papà mio? Sì, signore, l'ha detto stesso lui poco fa in questa casa. Lui stesso è venuto qua? Sì, e ci stava pure Giulietta quando la vede, è vero? Sicuro? Mamma mia, è possibile? E chi se ne vuoi che c'è passato? Figlio? Già, perché si sia affondato del tuo figlio. A me non mi spetta niente più, mi perde tutto coso. Come? A chi non spetta più niente? E già aspetta tutto cosa a me? È un fringo, dov'è? Quando si affondato è ricchissimo, non dire che a me, unico nipote. E tu che vuoi trovare a me? Io te l'ho visto che mi ha fatto. Ma stamattina quando mi avete parlato che avevate trovato il padre, di chi parlavate? Ah no, quello è un altro padre. E che ne vuoi dire di padre? Sì, cioè, per il momento tengo due padri, ma adesso stanno appurando uguale quello vero. E quasi sicuramente è Don Alfonso. Mamma mia, Giulietta, ora come facciamo senza nemmeno un soldo? A chi?
arriva, Vatten! Ma lo sai che appunto? No, 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 sei andato! E dove è andato? Non lo so dove è andato! Non sai, quale sospetto! E mo vado a cercare io Zia Alfonso! Oh, non ve l'ho capito tutto! Voi, sapendo che Zia Alfonso è ricco, vi siete immaginati tutto su noi e lo va a farà pure la verità! Frigate! Ma amico che siete! Bello un uomo! Adesso lo vado a cercare io, Zia Alfonso, lo porto qua e voglio sentire se avete il coraggio di dire in faccia. E va là, e va là! Tu sei un guaglione imbecille, capito? Io mi ho detto di te, di Zia Alfonso, e di denaro per te. E io sto bene combinata adesso. Con Mimì non è sicuro e non mi dà niente. E Mimì sta per perdere tutto l'eredità. Ah, voi state qua. Ah, sono rientrata da poco. Perché? Volete qualcosa? No, grazie. Avete bisogno di me? No, no, grazie, no. Ma perché vi scostate? Avete paura di me? No, e che paura? No. Ma come? Nel treno mi facevate così? E poi mi avete dato quel bacio, mi ricordate? Come, non mi ricordo. No, no, signorina, non è così. Non possiamo fare più niente, ma siete la sorella di Felice. Ma forse per questo che non vi piaccio? No, per piacere mi piacete. Ma no, non lo sto bene, sono la sorella del genere, no. Ma vogliamo sapere la verità, ma quale sorella è sorella? Io non sono la sorella di Don Felice. Come? Ah sì, forse perché non siete figlia alla stessa mamma, vabbè, ma che significa? Voi mi pagano lo stesso, no? Ah no, poi sono la tua scarola, almeno me niente, non è vero che mi è padre! No! No, quella fu tutta una finzione, io invece per potermi sposare un giovanotto. Sentite, siccome lo zio non gli voleva far sposare una ragazza senza padre, io gli presentai Salvatore Scarola come padre mio e gli promisi che gli avrei dato 100.000 mesi e vi alloggio gratis. Così, una finzione. Parola d'onore. Ma allora, aspettate. Allora forse Torino non è neanche il padre di Don Felice, un altro incontro. Oh, sarebbe una fortuna. Io questo non lo so, però ora che vi ho detto tutta la verità, spero non mi vogliate privare della vostra benevolenza, della vostra protezione. No, non ti devo dire. Ma venite le cretine, è meno male che mi hanno mantenuto, altrimenti l'avessi pigliato a caccia, l'avessi pigliato. Un'altra volta, mo! No, fate pure, perché pare che questa ragazza non è più niente a me. Pare? Quella signorina non è mai stata niente a voi, non è mai stata sorella, adesso ne sono certissimo. Ma come certissimo? Tanto certo, di come la braccio a voi. Ma aspettate, non sapete, ma fatemi capire, raccontate. C'è un altro, sentiamo di là, vi spiego tutto. Poco che mi è durito da morire. E andiamo di là. Ma raccontatevi tutto, voglio sapere tutto. Che temporale che sta scivolando, mangio consolato. Sono fatto 3-4 bicchieri di vino, quasi un litro. Ma ci ho fatto preparare una pagnottella tutta sburra, picciutta e mortadella. Ci ho fatto bella nuova. Passando un po' oltre dunque, ci ho messo la porta di suo figlio che si va aperta.
e lei stava svenuta sopra il letto, ha fatto lo zio, ha detto approfittando del temporale, magari quello non se ne accorge, potremmo ripetere quello che è successo all'albergo, capite? Può essere che se il sistema migliore per lo ha detto a Don Alfonso così, ma la scusa e buonanotte, i poveri cosa si può fare? Ah!
non è ancora un momento. Grazie a tutti, 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 gr